Guido Rasi, lo dicevamo, ex direttore dell'EMA, oggi consulente della struttura commissariale per l'emergenza Covid del generale Francesco Paolo Figliuolo, in libreria in questi giorni con Generazione V, virus, vaccini e varianti, viaggio nella nuova normalità. Di questa nuova normalità, Rasi, tra poco vogliamo parlare con lei, però prima dobbiamo affrontare un tema che sta attraversando il dibattito di molti paesi dell'Occidente. Abbiamo sentito poco fa il responsabile delle vaccinazioni di Israele dire: noi vogliamo andare avanti con la somministrazione della terza dose per i soggetti più fragili. Così intende fare gli Stati Uniti, così intendono fare sia la Germania sia la Francia. Anche l'Italia è pronta per fare una terza dose ai più fragili o raccoglierà l'invito dell'OMS di tenere da parte quelle dosi per donarle ai paesi in via di sviluppo che ancora hanno tantissimi propri cittadini che non hanno ricevuto nemmeno una dose? Ma guardi, cosa farà l'Italia sulla terza dose? Non lo so. Secondo me è giusto, da un certo punto di vista, attrezzarsi per fare la terza dose a chi sarà utile. Non è ancora completamente definito, non è urgente, non prima di gennaio. Però nel caso in cui l'EMA e l'FDA, perché questi sono i punti di riferimento che dobbiamo tenere, decidessero che la terza dose sia importante, sarebbe bene essere pronti, perché sennò, invalidando il lavoro fatto sulle prime due dosi, non facciamo circolare il virus e rendiamo vano anche il vaccino che evidentemente fanno i paesi che ancora non ce lo sono potuto permettere. Quindi non è un ragionamento quello dell'ONU molto, è un ragionamento importante perché fa capire la necessità di vaccinare queste popolazioni, di aiutarli e di fornirgli le dosi, però non sono di 5-6 milioni di dosi italiane o di tutti gli stati europei che risolvono un problema che è più di logistica e di accesso ai vaccini che non di disponibilità. Chiaro. Dei vaccini. Ma le chiedo, però, professore. Ben venga perché ci fa capire va fatto. Certo, c'è un problema. Prego, di diminuzione della efficacia della copertura immunologica con il passare del tempo. Questo ci diceva il responsabile della campagna vaccinale israeliano. Dopo sei mesi, sette mesi, vediamo che soprattutto in alcuni soggetti c'è un drastico calo di copertura. Per questo ne vogliamo fare la terza dose. Ha questa evidenza scientifica anche lei? No, l'evidenza non c'è assolutamente. C'è un'ipotesi molto solida, l'ipotesi è solida, non è un'ipotesi peregrina. Non si sa qual è il livello anticorpale protettivo. È vero che calano gli anticorpi dopo sei mesi, c'è la memoria immunologica. Di questo virus non sappiamo assolutamente la verità. Noi sappiamo c'è il virus del morbillo e dura tutta la vita, quella del tetano 10 anni e così via. La SARS non si sa ancora. È giusto monitorare, è giusto essere pronti. Però oggi uno studio conclusivo ci dica il calo di anticorpi corrisponde a un'assenza di immunità, non c'è. Chiaro. L'EMA infatti si è espressa in questo modo: non c'è evidenza di necessità di terza dose ora. Prepararsi è saggio. Allora, stanno arrivando raccomandazioni, professore, per ridurre il tempo tra una prima e una seconda dose, soprattutto per i soggetti considerati più fragili. L'Italia, la struttura commissariale per l'emergenza Covid, sta prendendo in considerazione questa raccomandazione e questo potrebbe creare dei problemi nei tempi della campagna, per cui si prediligono di più le seconde dosi piuttosto che le nuove vaccinazioni, dovendo farle prima. Certo, ma la struttura commissariale è sempre preparata a N scenari, a numerosi scenari, e quindi incluso anche questo se fosse necessario. Attenzione, perché anche qui non c'è nessuna evidenza che
ravvicinare le due dosi aumenti più in fretta la copertura immunologica. La risposta immunologica ha i suoi tempi e sinceramente tra 21 e 42 giorni io non vedo un grande cambiamento. Non ci sono dati che questo aumenterebbe la protezione. È importante la seconda dose per aumentare complessivamente la risposta, ma soprattutto per mantenerla nel tempo. Quindi, insomma, ipotesi da perseguire. Ripeto, chi dà una cosa conclusiva sulla SARS rischia, perché questo virus ci insegna ogni giorno una cosa, ci smentisce ogni giorno qualcosa di cui eravamo convinti. Però non c'è un'evidenza così Chiaro. Importante che a ravvicinare ci dia la soluzione. Allora, in queste ore i partiti politici riuniti in cabina di regia stanno discutendo su il momento più indicato per introdurre l'obbligo del Green Pass anche per salire sui mezzi di trasporto, almeno quelli di lunga percorrenza. Ieri avevamo nostro ospite Andrea Crisanti, che sollevava delle perplessità sul Green Pass come strumento di salute pubblica e ci ha detto una cosa specifica per quel che riguarda i mezzi di trasporto. Glielo faccio sentire, così poi lo commentiamo insieme. La clip 89. Ci sono degli studi che sono ritenuti estremamente validi e tra le altre cose molto precisi, che dimostrano che la mascherina FFP2 abbatte la trasmissione del virus del 98%. Guardi, non c'è nessun'altra misura che ha un effetto simile. Se adottata e indossata in maniera corretta, è la cosa che ha più effetto. Io penso che basterebbe mettere l'obbligo delle mascherine FFP2 nei trasporti pubblici, cioè negli autobus e nelle metropolitane. Ha sentito, Rasi, Crisanti dice più che il Green Pass puntiamo su le mascherine, quelle più protettive, FFP2, lei è d'accordo? Ma guardi, che la barriera fisica sia il famoso muro insormontabile anche per il vaccino, per i virus, non c'è dubbio. Il Green Pass comunque, teniamo conto che la mascherina vanno fatti i controlli molto importanti, va controllato durante tutto il viaggio, tutti si comportino bene, va cambiata ogni giorno e queste cose non sono controllabili. Io sono dell'idea che laddove ci possa essere un assembramento, quando si sale, si scende dai treni, la mascherina sia un ottimo complemento. Però la cosa più facilmente controllabile insieme al biglietto è il Green Pass, e questo certo ridurrebbe tutto. Insomma, l'una non esclude l'altra. È chiaro. Le ho fatto sentire questo breve contributo di Crisanti anche perché ci consente del ragionare sulla nuova normalità post-pandemica di cui lei parla nel suo libro. Fino a qualche settimana fa si diceva arriveremo alla possibilità di liberarci della mascherina quando avremo una popolazione sempre più vaccinata. È ancora una promessa che possiamo fare alla popolazione italiana, oppure con la mascherina, almeno nei luoghi chiusi, dovremo convivere ancora per tanto tempo? Ma sicuramente più di quanto speravamo, più di quanto io stesso ipotizzavo. Le varianti si stanno dimostrando molto molto più frequenti e molto più impegnative di quanto non potessimo immaginare. E per questo bisogna ridurre la circolazione ed essere sicura che una popolazione vaccinata sia consolidato il vaccino, insomma. Le mascherine non lo so, forse faranno parte appunto della nuova normalità in certi posti. Teniamo conto che con le mascherine praticamente non abbiamo avuto l'influenza, certo, abbiamo ridotto l'uso degli antibiotici, insomma potremmo trovare un buon compromesso. Allora, proviamo a delineare degli scenari. Lei lo ha fatto in una recente intervista molto interessante pubblicata dal Corriere della Sera, sulla base dei quali poi si può anche ragionare su quale sarà la nostra nuova normalità. Lo scenario più catastrofico, quello più pessimista. La variante buca tutti i vaccini e vanifica il lavoro fatto fin qui. A quel punto che cosa ci dovremmo essere
cosa ci dovremmo essere costretti a fare? Ma è evidente che un lockdown totale non ce lo possiamo permettere, oltretutto dovremmo iniziare a mettere sulla bilancia i morti e le patologie, i morti per altre patologie che non curiamo rispetto all'eventuale guaio fatto dal Covid. Quindi l'unica altra possibilità, e io auspicherei che si facesse subito, è iniziare a pensare le infrastrutture in termini di salute pubblica, di edilizia pensata alla salute pubblica, come si è pensato agli antisismici, si deve pensare a strutture che consentano il massimo possibile delle attività in sicurezza e tenendo conto che i virus non si trasmettono solo per via aerea. Questa è una pandemia aerea, la prossima potrebbe essere chiaro, con altri contaminanti, altre superfici, altre cose. Quindi veniamo allo scenario, ripensare molte infrastrutture. Veniamo allo scenario intermedio, quello secondo cui il virus resta ancora per lungo tempo con noi, però ci sono dei vaccini che rispondono bene e riescono a contrastarlo. In questo caso, che cosa non bisogna perdere di vista? Non bisogna perdere di vista sempre l'infrastruttura, ovviamente c'è più tempo, c'è un attimo più di riflessione, però con l'attuale PNRR credo si stia facendo. Bisogna ripensare i trasporti, bisogna ripensare tutti gli edifici dove si svolgono attività pubbliche e con un po' più di tempo in questo scenario un pochettino più tranquillo. Da ultimo, lo scenario più ottimistico, i vaccini riescono a sconfiggere tutte le varianti e i focolari si riducono. Non le chiedo che cosa dobbiamo fare in questo caso, ma augurabilmente quando una situazione del genere potrebbe realizzarsi? Ma se continuiamo così potrebbe essere per fine anno, primi dell'anno prossimo, però ecco, io direi che saremo tra lo scenario 1 e 2. Allora, professore, ci dobbiamo fermare un istante.